sera qui sono venuto a presentare Made in Italy. C'è tanta gente, è la prima volta che lo vedrò con il pubblico. Ho già visto il film due volte e mi ha emozionato tantissimo, quindi sono curiosissimo di vederlo questa sera in sala col pubblico e vedere le reazioni delle persone. In dialetto romagnolo va bene lo stesso? Mi aspetto tanto, nel senso è bello vedere come un cantante è in grado anche di fare grandi cose, sarà sicuramente fantastico. Cosa ci faccio qui? Sono venuto a vedere l'anteprima del film di mio fratello, cavolo, Luciano ogni volta mi stupisce. È veramente eclettico, un artista che sa fare tutto e quindi... Lasciamo stare l'interismo di Inter e Milan, ma comunque un grande artista. Sono quelle cose che vengono una volta ogni secolo, quegli artisti poliedrici che, come me, insomma, sono quelle che sanno fare un po' tutto. Io sono tanto curioso di vedere questo film perché li ho già visti gli altri due, mi sono piaciuti un sacco. Mi piace l'idea che ci sia il racconto di un momento sociale, quello che stiamo vivendo, è vero, però con una visione particolare, con una visione che... Dice Luciano, non è che vuole raccontare di tutto il mondo e rappresentare tutti quanti, è una visione molto personale, molto sua, non vedo l'ora. No, ho cominciato con lui cantava, io scrivevo e gli ho fatto un pezzo sul giornale ancora quando c'era Montanelli che si intitolava Milano vota Liga. Tutto quello che è Made in Italy va seguito con attenzione. Questo Made in Italy è un progetto che ci ha coinvolto da sempre, da quando... Luciano l'ha pensato e questa è una parte culturalmente importante di quel progetto lì. Come faccio a non essere qui? Non lo si tiene via da un palco, non bisogna anche trovare il tempo di portarlo più spesso al cinema. Se andate a vedere il film scoprirete perché.